Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi continuiamo la carriera con Grid e andremo ad affrontare la categoria Invitational. E oggi affronteremo come primo campionato il Modulo Classic Touring Cup, gara singola Brands Hatch, pista amica. Guideremo una BMW, penso, visto che in copertina c'è una BMW. Ora non sono riuscito a vedere l'auto, ma credo che sia proprio una BMW. Sì, è una BMW. Christian, come al solito, per me è un piacere essere al tuo fianco. Parlaci del tracciato, ma prima lasciati presentare. Non mi interessa, queste cose le abbiamo già sentite. Stiamo affrontando il campionato WTCC di una volta o il BTCC. Grandi auto queste qui che hanno fatto la storia. Ne abbiamo il BMW. Ottima partenza. Buona fortuna là fuori. Era un'ottima partenza. Scalato, non lo so. Ok, siamo decimi. Ora siamo ottavi. Ammazzatevi tra di voi che io vi passo. Sono ballante. Dovrebbe essere un alfa. Dai. Ginevra Corti adesso. È rimasta davanti anche se ancora non l'abbiamo superata l'alfa. Giro finale, avanti, guadagna posizioni. Versace è una pista amica. Sapevo che mi veniva addosso dopo che era arrivato lungo. Zoe Martin sbaglia completamente la curva e lo sorpasso. Guarda che il codo non stava facendo per il controllo. E ci andiamo a prendere questa vittoria. Ok, evento con la BMW vinto. Ora proseguiamo al prossimo evento di questa categoria, una bellissima categoria degli anni passati, dove c'erano tante belle lotte. Adesso vediamo il podio, infatti era un Alfa Romeo, questa qui rossa, e terza la Ford Sierra Cosworth, anche quella è stata un'auto che ha fatto la storia. E adesso andiamo nel prossimo evento,
Ah, classic to recap. Nel circuito di Cy Young, e questa volta mi sa che andremo a guidare proprio la Ford, sì, è la Ford Sierra Cosworth, una bella auto, anche lei, come ho detto, ha fatto la storia. Kristen, per gli spettatori che stanno ancora prendendo posto, cosa c'è da sapere sul circuito di Sul oggi? circuito di Kristen? oggi non me ne Oh, frega ok. proprio niente. Si partiamo dalla nostra 14ª posizione. Forza Alfa, ti decida a passare a questo, perché mi state ostruendo il passaggio, facciamo così ormai. Ma ora mi dai il taglio? Sì, me l'ha dato. Non era mia intenzione fare così, però volevo passarlo. Che in un giro passiamo subito prima. Vediamo. Siamo primi in un giro. Ci è andato tutto bene in questa gara già. L'ho completamente sbagliato. Eh no, scusa, non passi, ora faccio come fate voi. Continua così, ultimo giro. Vabbè, mi stava partendo. Partendo in accelerazione. Guarda che ho preso un po' di vantaggio sui miei avversari. In questa categoria sono nettamente più forte. Resta che affrontare l'ultima staccata. Stavolta l'abbiamo fatto un po' meglio questa curva. E abbiamo vinto anche con la Ford Escort Sierra Cosworth. Bella questa vettura, molto bella, facile da guidare, non come la Formula Renault che abbiamo guidato nello scorso episodio, una vera cacca. Rimaniamo a livello 104. Ed eccoci qua nel podio, due Ford Sierra e l'Alfa Romeo, sempre presente. La vorrei guidare l'Alfa Romeo 155, vediamo se ce la fanno guidare. Forse sì, andiamo a vedere. Sì, siamo a Silverstone e credo che guidiamo proprio il mito Alfa. Eccola qui, l'Alfa.
nel circuito di Silverstone sotto la pioggia nella versione national, nella sua classica livrea. Stiamo facendo proprio la categoria Touring È Car. l'ora del tempo, è giornata di gara a Silverstone. Cosa ne pensi, Kristen? Sono curiosa di vedere chi sarà in grado di domare la superficie bagnata. Se ries Sicuramente sarò io a domare la superficie bagnata. Partiamo sempre dalla 14ª posizione. Ok, ci siamo, puoi farcela. Che partenza bruttissima. Sono perso. Guardate che traffico, non so dove andare. Fatto così. Sono 4 giri. Dai, dove sei? Giro 2, sei a metà del gruppo. Levati anche tu, da bravo. Ma se io sono qua, perché mi devi venire addosso? Io non lo so. Tieni il controllo. Certo che mantengo il controllo. Ho preso anche un po' di vantaggio, quindi posso stare molto tranquillo. Ok, abbiamo vinto. Anche con l'Alfa Romeo. Un altro mito degli anni passati. Bene,
Vi invito a guardare la loro storia perché sono stati momenti dell'automobilismo molto belli e divertenti per chi guardava. Mentre saliamo al livello 105 ed ecco il podio finale, questa volta tre auto diverse, una Alfa, una BMW e una Ford. Adesso andremo ad affrontare l'evento con la Ford Sierra. Siamo a Indianapolis. Quindi guidiamo un'altra volta la Ford Sierra Cosworth. Guardate che stemma che ha il terzo in classifica. Anche il quarto. Ci sono nuovi stemmi. Salve a tutti! Vedo che il pubblico è esaltato là fuori. Vorrei sentirti urlare più forte per Christian qui al tuo Non mi fianco. interessa. Esatto, partiamo subito subito. Partiamo sempre dalla quattordicesima posizione. Va bene, gara notturna oggi. Mantieni gli occhi sulla strada. Nonostante tutto sono riuscito a mantenere il controllo. Come vedete sono tutte Ford Sierra per questo evento. Fuori o l'ho persa io perché non l'ho capito. Cioè no, mi hanno proprio buttato fuori. Questo me lo per sono meritato. No, mi ha buttato fuori. Mi ha buttato fuori. Dai. Sì, lampeggia. Max Young, mi dispiace. Ma quanto ti sto prendendo qua? Secondo giro, hai due auto davanti. In che modo siamo entrati in pista? Andiamo, Isabella non Hall. puoi andarle addosso ogni volta. Di nuovo addosso. Sì, lampeggia. Adesso l'ultimo giro con dietro dei piloti che hanno la Nemesi su di me, ce n'è uno che mi sta proprio tentando il sorpasso. Ultimo giro, rimani in testa fino alla fine. Miseria, questa curva non la so fare in queste auto.
finita d'autoscontro. Abbiamo vinto anche l'evento con la Ford Sierra. Bella macchina. Tra le tre che ho guidato mi è piaciuta di più però la BMW, l'Alfa, e metto per ultima la Ford Sierra. Ma questa era la Sierra, no la Cospo. Mi sono un po' confuso. Comunque rimaniamo a livello 5. Questo è il podio finale. E finisce qui anche questo episodio. Nel prossimo episodio vedremo cosa guidare. Intanto ci ha sbloccato questa qui. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi attivando la campanella e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto da Velocetto TV, ciao, ciao a tutti, ciao!